Ciao Bettis.it, deve esistere una legge non scritta dei 30 anni. 30 anni erano la differenza d'età tra Judi Dench e Stevie Coogan, lei 80, lui 50. Nel divertentissimo Filomena di Stephen Frears 2013, film sulla strana coppia, film sulla vecchietta bigotta che purifica, che salva l'intellettuale ateo, interpretato da Stevie Coogan, la vecchietta bigotta Judi Dench. Ci deve essere una legge non scritta dei 30 anni, perché quella coppia funzionava molto bene. Adesso, Woman in Gold, la donna in oro, ispirato il titolo a un quadro famosissimo di cui fra poco parleremo, schiera di nuovo una vecchietta e un giovanotto, e di nuovo utilizza la formula, consapevoli o no, non lo sappiamo, dei 30 anni. Ci sono 30 anni di differenza esatti, come tra Judi Dench e Stevie Coogan in Filomena, ci sono 30 anni di differenza fra Helen Mirren e Ryan Reynolds, lei 70 anni, Ryan prossimo ai 40, 39, 40 il prossimo anno. E anche questo film è un film su una strana coppia, e anche questo film è un film su una vecchietta e un giovanotto molto diversi l'uno dall'altro. Maria Altman, interpretata da Helen Mirren, vive negli Stati Uniti d'America, ma purtroppo in questo film molto bello di Simon Curtis verrà costretta a tornare in Austria. Lei è austriaca di origine, voi direte, beh, ma allora Maria è contenta? No, perché lei andò via dall'Austria non proprio felicissima quando il paese di Arnold Schwarzenegger, che diede natale ad Arnold Schwarzenegger, aderì con un certo entusiasmo al nazismo e lanciò dei fiori ai nazisti che entrarono con grande tranquillità e calma in Austria alla fine degli anni 30. Allora Maria, ebrea, fu costretta con la sua famiglia lei giovane e ancora forte a scappare con le sue belle gambe muscolose. Lei e suo marito provarono a scappare lasciandosi dietro i genitori anziani e benestanti. Allora il film è molto interessante perché Ryan Reynolds invece è un avvocato, figlio anche lui di, anche lui ha una famiglia forte alle spalle, Schoenberg, il grande compositore austriaco, inventore della musica dodecafonica. Allora Randy è Ryan Reynolds, Maria Altman è Helen Mirren, lei gli chiede, dobbiamo rientrare in possesso di alcuni quadri importantissimi, tra cui La donna in oro di Gustav Klimt, che insomma è un quadro importantissimo, e che è questo qua, lo conoscete sicuramente, ve lo faccio vedere. Oh, Adele Blockbauer, la modella bella, super sexy, con quest'occhio a mezz'asta, forse era un po' addormentata Adele in quel momento mentre posava per Clint c'è in questo film, c'è il barbone, è un grande attore tedesco, si vede per due secondi, Curtis ha tagliato delle scene con lui, vediamo se lo riconoscete, un grandissimo attore tedesco che si vede proprio per due secondi. Adele Blockbauer era una parente della giovanissima Maria e regalò, pensate, a Maria addirittura questa bellissima collana, questo bellissimo gioiello che Clint dipinge e che Adele indossava nel momento in cui faceva la modella per Clint. La vera Adele Blockbauer lo regalò alla piccola Maria Altman, interpretata nel film da Helen Mirren. Quindi dopo Monument Man e dopo Francofonia di Sokurov, dopo Monument Man di George Clooney e dopo Francofonia di Sokurov in concorso a Venezia, molto deludente, torniamo di nuovo a parlare di guerra, seconda guerra mondiale e l'arte dentro la guerra. In questo caso c'è Maria Altman che vuole fare causa all'Austria e dire, sapete che c'è, questi quadri appartenevano alla mia famiglia e questi quadri io me li voglio riprendere. Poi Clint, che all'epoca era uno che frequentava la famiglia, appunto la famiglia Altman e la famiglia di Adele Blockbauer, insieme a Schnitzler e altri, a Mahler, a grandi austriaci dei primi del Novecento, Clint è diventato un pittore famosissimo, e quindi il film è lo scontro tra Maria Altman, interpretata da Helen Mirren, e l'Austria. Voi direte, Ryan Reynolds che fa? Ryan Reynolds è questo avvocato un po' sfigato, bravissimo devo dire nel film, che aiuterà Maria Altman a condurre questa lotta che ovviamente gli Stati Uniti d'America, la Corte Suprema statunitense, riconoscerà come nel rispettando un principio sanissimo che noi amiamo degli Stati Uniti d'America, cioè il principio della giustizia, della parità dell'uomo di fronte alla legge, e allora dirà, ma certo, può querelare
può entrare in conflitto con l'Austria, questo piccolo cittadino, questo piccolo borghese, Maria Altman, lo può fare. E allora lei a quel punto, una volta che avrà il via libera, comincerà a lottare con vicino a sé questo Randy, che è Schoenberg, che all'inizio è molto cinico, all'inizio è molto infastidito anche da questa donna così ancorata ancora al passato, e poi vedrete che bel viaggio interiore fanno sia Helen Mirren, Maria Altman, sia Randy Schoenberg, Ryan Reynolds. Vedrete che strano viaggio faranno. Forse Randy tornerà ancora più prepotentemente di lei, di Maria, nel passato, e nonostante non l'abbia vissuto, o forse proprio per questo. Il film a me è piaciuto, Simon Curtis è un bravo regista, io avevo amato alla follia Marilyn, il film dove c'era un'altra donna contro tutti, era Marilyn Monroe, che arrivava in Inghilterra per il principe e la ballerina di Laurence Olivier, e creava un po' un gran casino. Michelle Williams bravissima, ma soprattutto ci accorgemmo, ma chi è questo qui? È di Redmayne, era il ragazzino che entrava in contatto e passava questa settimana My Week with Marilyn, questa settimana indimenticabile, vicino a una Marilyn Monroe molto strana, molto affascinante, molto pericolosa anche. Ok, questo è Simon Curtis, questo è Woman in Gold, un bel film, un po' processuale, un po' di viaggi in Austria e anche di flashback, quindi di due piani temporali diversi, come Padri e figlie di Gabriele Muccino. C'è la bellissima Austria della piccola Maria recuperata in flashback, c'è anche un grande Max Irons, figlio di Jeremy Irons, come marito della giovane Maria. C'è anche una bravissima attrice giovane nei panni della giovane Maria, che è Tatiana Maslany, bravissima, fantastica, e quindi c'è anche questa famiglia allegra. Mi è sembrato di rivedere Fanny Alexander di Ingmar Bergman in questi flashback che non sono mai stucchevoli. Poi arrivano i nazisti, uno dice tutto già visto, invece no, è bella l'Austria che recupera in flashback Simon Curtis. È molto viva, molto fresca, come è viva, fresca ed estremamente intelligente la recitazione di Helen Mirren e Ryan Reynolds. Ryan Reynolds in un film drammatico mai così bravo, secondo me. È un bel viatico per il suo Deadpool, è un bel viatico per i prossimi film di un attore che sta in un buon momento della sua carriera, e questo film lo dimostra. Woman in Gold, Simon Curtis, niente male, ancora arte e ancora Seconda Guerra Mondiale, e ancora il ruolo dell'arte dentro la Seconda Guerra Mondiale e dentro anche le nostre vite, in questo caso la vita di Maria Altman. Ciao, Bad Taste.